Eccoci qua, buona domenica con Radio Mu. Allora, nel lungo e felice sodalizio che ho avuto e ho con Roberto, e spero che duri ancora tantissimo, abbiamo scritto tantissime canzoni sulla felicità, ma due in particolare hanno proprio la felicità, o comunque il termine felicità, dentro il titolo. Uno è proprio la felicità e l'altro è la canzone dei Felici e Contenti. Sarò felice di riuscire a trovare tutte e due, altrimenti infelicemente ne pubblicheremo una sola. Va bene, comunque tu ci parlerai anche dei buoni e dei cattivi, perché in realtà il personaggio di Diabolik è un ladro, ma è un ladro particolare, così come molti altri cattivi dei fumetti, che comunque piacciono sempre tantissimo. I cattivi piacciono più dei buoni, su questo non c'è sempre dubbio. Quindi oggi faremo una breve carrellata di alcuni cattivi e cattive del fumetto o del cartone animato che hanno sempre un grandissimo successo. Ciao Giovanni. Siate felici, seguite Radio Mu. Certo. Ciao. C'era una volta, attento ascolta, e poi come finisce, ma bene si capisce. E poi vissero felici e contenti, senza più male di pancia o di denti. E poi vissero contenti e felici, con più di 1000 amici. E poi vissero tranquilli e beati, giocando liberi su verdi prati. E poi vissero beati e tranquilli, fra fragole e mirtilli. C'era una volta, attento ascolta, e poi come finisce, ma bene si capisce. E poi vissero per più di 100 anni, senza fastidi e senza malanni. E poi vissero ed ebbero gioia, mai più fatica o noia. E poi vissero per sempre uniti, succhiando caramelle canditi. E poi vissero con grande amore, al bel ritmo del cuore. C'era una volta, attento ascolta, e poi come finisce, ma bene si capisce. Ciao Mario Gomboli, ben arrivato a Radio Mu. Ah, guarda, è un onore, è un piacere. No, anche per me devo dire, perché non ci è mai capitato di avere un personaggio così importante al di là. È quello alle mie spalle, quello importante. È vero, Diabolik. Ma senti, i ragazzini di oggi forse non tutti perlomeno sanno chi è Diabolik. Per noi della nostra generazione sì, sicuramente è stato un mito, però ce lo vuoi spiegare tu chi è questo Diabolik? Perché sei tu? No, non sei tu. No, Diabolik, vabbè, ovviamente è un personaggio di fantasia inventato nel lontano 62 dalle sorelle Giussani. Quindi due donne. Sì, Angela e Luciana. Che Angela in particolare è stata quella che ha avuto l'idea di portare a fumetti quelli che sono gli stilemi del feuilleton francese inizio secolo scorso, cioè Fantomas, Rocambole, Arsène Lupin. I ragazzi conoscono Arsène Lupin per essenzialmente dei ladri. Sì, come Lupin. I ragazzi conoscono Lupin III, ma le origini sono molto lontane, ai primi del Novecento. Sono tutti dei ladri e anche quando serve degli assassini, cioè non sono delle brave persone, non sono bravi ragazzi. Però hanno il loro fascino, come sempre il fascino trasgressivo dei cattivi è immortale. Nel caso di Diabolik è un cattivo molto particolare, anzi non è un cattivo, perché i cattivi sono quelli che provano piacere nel fare del male, mentre Diabolik non prova nessun piacere. Il piacere che lo spinge a rubare è la sfida. A Diabolik piace rubare delle cose che è difficile rubare. Come dico sempre, se tu hai un sacchetto di diamanti, lo lasci sul tavolo,
con la finestra aperta, Diavoli non lo ruba perché non ci prova nessun gusto. Se invece hai una cassaforte imprendibile nascosta in un seminterrato blindato con le cellule fotoelettriche e degli allarmi che fanno casino in tutta la città, beh, a quel punto Diavoli comincia a cercare di trovare il modo di superare gli allarmi, le cellule fotoelettriche, aprire la cassaforte e rubarti i diamanti. Certo, oltretutto, e questo è il... un ladro, dicevi tu, che però ruba ai ricchi, cioè ruba. Cioè, è un... Beh, anche perché rubare ai poveri non c'è mica tanta soddisfazione, no? Cioè, è chiaro che da rubare. E poi chi sono oggi quelli che tengono i diamanti o i milioni o i gioielli in quantità industriali nelle casseforti? Non certo le brave persone che li depositano in banca o non le hanno su cur. Per cui spesso Diabolik viene considerato un po' uno zorro, un giustiziere. E non è vero, lui non ruba i ricchi per dare ai poveri, lui ruba i ricchi per dare a se stesso, in senso lato. Ma noi ti abbiamo chiamato anche perché è uscito un libro da pochissimi giorni che abbiamo qua e qua, ed è un romanzo, Il ragazzo che voleva essere Diabolik. Sì, cioè, è una seconda battuta questa, perché l'idea di Artusi, che è Andrea Artusi, che è un fumettista tra le altre cose, è un vecchio amico, che ha pensato di fare un romanzo che non è il romanzo di Diabolik, ma di un ragazzo che legge Diabolik, ne è affascinato, non tanto perché ruba o uccida, ma è affascinato da tutti i marchingegni, tutte le cose che Diabolik si inventa per riuscire a arrivare a raggiungere i suoi scopi. E questo ragazzo porta questo tipo di curiosità, di abilità nel mondo reale, nel suo mondo, e quindi se ne serve per esempio nel caso specifico del primo romanzo, si spera che sia una serie, per scoprire chi sono i responsabili della morte di una sua amica. E per indagare su questo usa i droni, usa gli strumenti che normalmente usa Diabolik. Quindi si ispira a Diabolik, si veste anche tutto di nero, ma perché vorrebbe essere come Diabolik, ma la parte buona, diciamo, di Diabolik. Certo, e anche in questo romanzo, come nel fumetto di Diabolik, c'è una donna, una ragazza, no? Che là era sì. E invece sì, una... è stata praticamente adottata dai suoi genitori, perché i genitori della ragazza, quelli veri, quelli naturali, sono morti in un incidente che puzza, che suona molto di un incidente provocato, e quindi su questo indaga il ragazzo. Quindi fa anche un po' il poliziotto, oltre che il ladro. Il ladro di informazioni nel caso specifico. Quindi ci sono all'interno del libro, al di là delle parole, anche delle tavole illustrate. Sì, delle illustrazioni, sì, fatte sempre da Andrea Artusi. Molto belle, ma che non sono fumettistiche, sono illustrazioni appunto. E poi io ho fatto un po' di supervisione, ho dato una mano per il soggetto, avendo un'esperienza cinquantennale su Diabolik, quindi era inevitabile. Noi lo consigliamo adesso ai ragazzi dei 10 anni in su, diciamo, no? Questo attorno ai 10 anni. Ecco, volevo chiedere, visto che tu sei soprattutto, sei tante cose, però sei anche uno scrittore per ragazzi, no? Molto, molto tanto, tantissimo. Secondo te, perché un libro come questo, o perlomeno un personaggio, in questo caso come Diabolik, è importante? Io mi sono fatto un'idea, perché è importante per i ragazzi oggi, visto che sono costretti a vivere in casa, che di avventure in questo momento ne possono fare veramente poche, se non lavorare con la loro immaginazione, la loro testa, no? Ma questo vale, secondo me, per tutti i libri. I ragazzi dovrebbero leggere di più, perché leggere è un modo appunto per vivere le avventure che nella realtà non possiamo vivere, anche quelle... anche nei tempi normali, no? Un ragazzo non potrebbe fare come il personaggio di questo romanzo, prendere la bicicletta di notte o fare guidare i go-kart a livello professionale. È un modo per liberare la fantasia a leggere. Non solo, io come sai, i 150 passa libri per ragazzi che ho scritto e illustrato, sono anche un illustratore. E come dico sempre quando tengo dei corsi di illustrazione, per disegnare bene bisogna leggere molto. Perché quando uno legge, nel proprio cervello si immagina le scene. Non è un caso che poi quando vedi il film tratto del romanzo che hai letto sei sempre un po' insoddisfatto, perché tu pensavi che avesse un'altra faccia e un'altra voce, no? L'attore, l'interprete. Ecco, quando ti sei fatto delle immagini nella testa, poi puoi trasferirle su un foglio di carta e diventare disegnatore, è un passaggio manuale. A monte della matita che scorre sul foglio, c'è un'immagine che tu hai nella tua testa.
e se tu leggi molto di immagini ne hai una collezione, un vocabolario intero, e quindi sarà più facile poi disegnare bene. Non conosco bravi disegnatori che fossero anche ignoranti. Certo, sono sempre delle grandi persone, è vero. Allora, noi ti ringraziamo moltissimo, consigliamo quindi questo libro che è un romanzo, un fumetto, molto di più, insomma, di un fumetto, quindi grazie Mario Gomboli. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Ci vediamo. Ciao, ciao. Quando vuoi. Ci vediamo, ciao. Non c'è dubbio che i cattivi abbiano un enorme, grandissimo successo, come Diabolik delle sorelle Giussani, la cui parodia, Cattivik, creato prima da Bonvicini e poi da Silver, è il perfetto esempio comico. Non solo Cattivik, però abbiamo anche Gamba di Legno, che all'inizio ha veramente una gamba di legno, poi una protesi perfettamente somigliante a una gamba vera e infine cammina sulle sue gambe. Poi ancora abbiamo il Joker, l'antagonista terribile di Batman. E adesso è il momento di fare la conoscenza con Crudelia De Mon, il diavolo veste Prada, targato 1961. Naturalmente nella carica del 101 di Walt Disney, seguito poi dalla grimilde, cattivissima antagonista di Biancaneve. E poi ancora lei, la grande malefica, protagonista assoluta della Bella Addormentata nel Bosco, interpretata al cinema da una perfetta Angelina Jolie. Felice la mamma o il papà, guardando il bambino dormire, e un'altra felicità c'è la chi comincia un amore. Felice un fiore che si apre, o un bimbo che gioca col cane. Felice un naso che scopre l'odore fragrante del pane. Una cosa felice poco si dice, molto si sa. Un bel segreto è la felicità, un bel segreto è la felicità. Felice chi ascolta un uccello cantare al mattino sul faggio. Felice chi sa un ritornello, felice chi trova il coraggio. Felice chi sente un odore sentito quando era bambino. Felice chi entra nel mare e nuota nell'acqua pian piano. Una cosa felice poco si dice, molto si sa. Un bel segreto è la felicità, un bel segreto è la felicità.